Ben trovati in Infermieri Pordenone, siamo di nuovo qua con Emanuele e oggi parleremo di nuovi argomenti infermieristici. Buongiorno. Come fa quindi Emanuele, l'infermiere, a migliorare il suo atto prestativo nella pratica clinica? Come fa ogni atleta? Ovvero cerca di rendere il proprio gesto il più efficace e il più efficiente. Se è ovvio come si fa a rendere un gesto efficace all'interno dell'atto infermieristico, se sollevo il paziente lo sollevo, se non lo sollevo non è efficace. L'efficienza è un attimino più complicata. Efficienza vuol dire avere la capacità di spendere il meno energia possibile a breve e a lungo termine. Come si fa? Solo capendo come si va a utilizzare i vari distretti corporei nella maniera corretta. Sappiamo essere all'interno della pratica infermieristica il distretto con maggiori problematiche è la zona lombare, il low back pain, il dolore di schiena. Quindi l'infermiere deve avere la capacità di capire come usare la schiena nella maniera corretta. Dal punto di vista specifico, quindi nell'atto del sollevare il paziente, come abbiamo visto, è difficile perché non c'è nessuno che può darti dei consigli, non c'è un allenatore che ti può seguire. Abbiamo però un contesto generale dove si può essere seguiti, ovvero in un movimento in cui si riproduce il sollevamento, un sollevamento da terra, di un peso, trovare il modo di sentire la propria schiena, quindi riprodurre il gesto tecnico del sollevamento da terra, prendendo la capacità di sentire la propria schiena quando è nella posizione corretta e quando non lo è, in modo tale da poter trasferire questa conoscenza acquisita nel proprio contesto lavorativo. Rimandiamo a voi altre eventuali domande e ci vediamo al prossimo video.